Wanda Nara rompe il silenzio, leucemia o falsi allarmi, la verità sconvolgente sulla sua salute. Dopo giorni di speculazioni e indiscrezioni, Wanda Nara rompe il silenzio riguardo alla sua salute. La moglie del calciatore, Mauro Icardi, ha confermato di avere dei problemi di salute, ma senza svelare la reale diagnosi che i media argentini avevano trapelato, la presunta leucemia. Sui social, Wanda attacca i giornalisti, colpevoli di aver divulgato la notizia e di aver spaventato i suoi figli. Ma cosa è realmente successo e come stanno le sue condizioni? La diretta interessata ha deciso di raccontare cosa è accaduto. Ha spiegato di aver deciso di fare alcune analisi di routine e, a seguito di alcuni valori preoccupanti, si è fatta ricoverare per ulteriori controlli. In seguito ha proseguito la ricerca di informazioni in un luogo specializzato. Sembra che abbia scoperto di avere la milza ingrossata e valori anomali dei globuli bianchi. A quel punto le notizie sulla sua salute hanno iniziato a trapelare, ma la vera svolta è arrivata quando un giornalista argentino ha diffuso l'indiscrezione della leucemia. Wanda è infuriata con i media, colpevoli di aver diffuso voci che hanno spaventato i suoi figli, senza avere una diagnosi accurata. La showgirl ha sempre coinvolto i suoi figli nella gestione delle situazioni difficili, ma avrebbe voluto farlo con più risultati e studi in mano. L'ho scoperto dalla televisione, nessuno mi ha detto niente, sono andata nel panico perché non capivo cosa stesse succedendo. Avevo svolto 5 esami e c'erano dei valori anomali, i medici avevano dei sospetti, ma non mi hanno dato una diagnosi finché non fosse arrivato il risultato della biopsia. Ecco cosa scriveva il 17 luglio sui social. I miei figli hanno sempre saputo tutto da me, ho sempre parlato e questa non sarebbe stata l'eccezione, ma avrei scelto di farlo con più risultati e studi in mano e soprattutto con i miei tempi. Sono già a casa in attesa di altri esami e seguendo le indicazioni dei professionisti che mi accompagnano. Lo terrò nella mia privacy, soprattutto per proteggere i miei figli. La famiglia si è unita intorno a lei, con il marito Mauro Icardi, la madre e i figli al suo fianco. Anche l'ex Maxi Lopez è arrivato a sostenere Wanda, nonostante i rapporti non idilliaci. La Nara ringrazia tutti per l'affetto ricevuto e si sta concentrando sulle cure e sulla protezione dei suoi figli. Dopo aver scoperto di essere malata, la showgirl e influencer argentina ha affidato la sua prima versione dei fatti al giornalista e amico Angel De Brito. All'inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciato e ho detto a Mauro: sto per morire, non me lo dicono, ha raccontato ancora Wanda Nara a proposito delle sensazioni che ha provato quando ancora aspettava la diagnosi. Wanda Nara non ha ancora voluto però nominare la sua malattia e l'amico giornalista ha intenzione di mantenere il riserbo sul punto. Mi ha detto esattamente di cosa si tratta, ma non pronuncerò quella parola finché non lo farà lei, ha detto De Brito. Mi ha detto che è ancora sotto shock e sta cercando di prendere coscienza di ciò che ha. Wanda Nara dunque non è ancora pronta per raccontare in prima persona nei dettagli della malattia che l'ha colpita, ma in queste ore ha autorizzato l'amico giornalista Angel De Brito a leggere in diretta TV alcuni messaggi da lei inviatili per confermare non soltanto la malattia e l'inizio delle terapie, ma anche per anticipare che sarà la stessa 36enne a dare maggiori dettagli una volta che sarà tornata in Argentina. La malattia di Wanda dunque non è ancora ufficialmente confermata, ma neanche smentita, e sarà lei stessa a parlarne pubblicamente una volta tornata a Buenos Aires. Per ora si trova a Istanbul con il marito per un periodo, poiché il Galatasaray ha acquisito Icardi a titolo definitivo. La verità sulla salute di Wanda Nara rimane avvolta nel mistero, ma lei è determinata a fare chiarezza e a superare ogni ostacolo. La sua forza e il suo coraggio continuano ad ispirare i fan di tutto il mondo. Questa vicenda ci ricorda l'importanza di trattare con rispetto e responsabilità la sfera privata dei personaggi famosi, soprattutto quando riguarda temi delicati come la salute. I giornalisti dovrebbero evitare di lanciare titoloni senza notizie ufficiali, rispettando la privacy e proteggendo soprattutto i minori coinvolti, come in questo caso i figli della showgirl. Speriamo che questo episodio possa essere un monito per i media affinché riflettano sulle proprie pratiche giornalistiche e si impegnino a garantire una copertura più etica e rispettosa della salute e della vita privata dei personaggi famosi. Solo così potremo garantire un giornalismo più responsabile
responsabile e umano, capace di informare senza arrecare danno e rispettando il diritto alla privacy di tutti. Grazie per la visione, facci sapere cosa ne pensi nei commenti. Se ti è piaciuto lascia un like e ricordati di iscriverti al canale per supportarci. Al prossimo video!